L'istituto J.B. Taylor fu fondato nel 1923 in una proprietà acquistata dagli americani a Monte Mario, che consisteva in 15 ettari di terreno più alcuni edifici che furono, diciamo, rimodellati per ospitare sia l'orfanotrofio sia la scuola biblica dei Battisti in quel tempo. Siamo negli anni del dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale. Molti erano i bambini orfani, alcuni di loro avevano perso in guerra il papà, e quindi si anima nell'unione delle chiese battiste dell'epoca un forte desiderio di venire incontro a questa necessità di far crescere i bambini, soprattutto in un ambiente di accoglienza, di amore, di calore e comunque anche di poterli far crescere nella conoscenza. Sulla via della Camicia a Monte Mario sorge la colonia elioterapica dell'Opera Nazionale Balilla, dove circa 300 ragazzi ritemprano il fisico e lo spirito. Nel 1934 il missionario capo della missione in Italia fu chiamato dal Ministero degli Interni, ricordiamo l'epoca fascista, che aveva adocchiato quella proprietà di Monte Mario come sede dei Balilla, e dunque furono costretti a vendere l'intera proprietà con gli edifici annessi sotto minaccia di esproprio. Poi definitivamente nel 1938 il Taylor è trasferito alla proprietà acquistata allora con i soldi rimasti di questa vendita forzata a Centocelle, e da allora è funzionata l'attività del Taylor fino alla ricostruzione poi del 1948 dopo la guerra.